Noi oggi presentiamo questo ricorso al Comune di Avellino, il ricorso al TAR, per un motivo molto semplice. Siamo mossi dall'amore per questa città, questa è la prima cosa che ci ha fatto capire che bisogna diventare dei cittadini attivi e pressare il Comune per fare quello che noi vogliamo come cittadini. Abbiamo fatto tantissime richieste in questi anni di attività politica, prima come Meetup, adesso come Movimento 5 Stelle, da 2 anni siamo in Parlamento, abbiamo fatto tantissime richieste, abbiamo presentato tanti progetti come quello della raccolta differenziata dei rifiuto zero, abbiamo chiesto al Comune di attivare una raccolta degli oli esausti. Tra queste cose, tra tutte le nostre richieste che abbiamo fatte, non c'è mai stata data risposta a nulla e questo è già un fatto gravissimo, un atto grave e lesivo della democrazia. In più abbiamo fatto un percorso fino ad arrivare alla commissione del Comune per i regolamenti attuativi dei referendum abrogativo, consultivo e propositivo previsti per legge. Il Comune non ci ha dato questa possibilità e con giochetti politici che coinvolgono tutti i personaggi all'interno del Consiglio Comunale, compresi chi oggi fa sia il deputato, sia il consigliere, sia tutte le forze di maggioranza e di minoranza che non sono riusciti a mettersi d'accordo per tutelare un diritto dei cittadini. Oggi se un cittadino avellinese volesse proporre un referendum, oppure sia consultivo, sia per un'idea, quindi propositivo, sia abrogativo di qualche legge comunale, non lo può fare perché all'interno dello statuto non ci sono i regolamenti attuativi. Noi ci siamo stancati di questa situazione, dove non può arrivare la politica perché ha degli amministratori sordi, arriva la magistratura, o meglio, speriamo arrivi la magistratura, e noi con questo ricorso è quello che abbiamo cercato di fare. Chi ci ha dato una mano a redare il ricorso è stata proprio Maria Pallini, che è uno dei nostri candidati all'elezione regionale, vi potrà dare qualche dettaglio in più del ricorso. Allora, in data 31 gennaio 2014 abbiamo presentato la prima richiesta al Consiglio Comunale per l'introduzione appunto dei referendum consultivi, abrogativi e propositivi con l'attuazione dei relativi regolamenti. Successivamente, data nessuna risposta da parte del Consiglio Comunale, sempre inerte, abbiamo presentato una diffida dove abbiamo avuto una semplice risposta dicendo di stare tranquilli che tutto si sarebbe risolto. Nulla di fatto, abbiamo partecipato ad un'audizione dove siamo stati invitati come Movimento 5 Stelle, abbiamo spiegato tutta quella che era la situazione in merito, ma neanche questo è servito perché poi il presidente Giancarlo Giordano si è ritirato. A quel punto abbiamo presentato questo ricorso al TAR, trascorsi 60 giorni previsti dalla legge per poterlo presentare. In questo ricorso noi richiediamo che immediatamente vengano attuati i regolamenti e venga attuato il referendum all'interno dello statuto comunale. Inoltre, nel momento in cui non venisse adottato, nonostante il sollecito da parte del TAR, può essere nominato semplicemente il commissario ad acta. Noi siamo stanchi, speriamo che finalmente riusciamo ad introdurre, perché la democrazia diretta è un fattore fondamentale all'interno di una società. Maria Pallini, lei è candidata alle prossime regionali. Su Facebook il Movimento 5 Stelle ha messo in atto insomma una campagna contro gli impresentabili. Qual è il suo giudizio? Io ritengo che già la candidatura di De Luca nel Partito Democratico sia uno scandalo. Un candidato presidente che già è ineleggibile grazie alla legge Severino, e nonostante il ricorso che abbiamo presentato per la possibilità di non farlo candidare, che cosa è avvenuto? Il TAR ha deciso che il candidato De Luca è incompatibile con quella determinata carica, però nello stesso momento ci ha dato un vantaggio. Perché? Perché nonostante possa essere candidato, poi successivamente verrà dichiarato ineleggibile. L'accordo con De Mita è un ennesimo scandalo perché ci troviamo all'interno di queste liste tutte persone condannate o semplicemente anche rinviate a giudizio. Questo è vergognoso, noi abbiamo comunque presentato persone oneste, persone con una fedina penale pulita, ed è giusto che vadano avanti persone che realmente vogliono il bene della nostra regione. Ecco, qual è il suo impegno a tal proposito?
Il mio impegno a tal proposito è soprattutto un aiuto, il stare a fianco a tutti questi giovani che hanno realmente bisogno. In Campania abbiamo un tasso di disoccupazione che va al 60%. Noi dobbiamo incentivare, grazie anche all'utilizzo dei fondi europei, ma grazie anche alla formazione all'interno delle aziende, stare vicino ai cittadini. In secondo momento dobbiamo tutelare e valorizzare tutti quelli che sono le ricchezze sui nostri territori e tutelare soprattutto un trasporto pubblico che ad oggi è totalmente distrutto. Abbiamo un servizio pubblico che dovrebbe essere garantito dalla Costituzione come servizio essenziale ed è nullo.